Buongiorno e benvenuti a questa edizione del Prima TG Flash. Andiamo subito con le notizie più importanti di oggi. Dopo un duro scontro tra governo e regioni sulla data di apertura delle scuole superiori in presenza, si è giunti a un accordo dall'11 di gennaio, anche se il capo delle delegazione del PD, Dario Franceschini, ha proposto di rinviare l'apertura almeno al 15 o più probabilmente al 18. Le ministre di Italia Viva e la titolare del Ministero dell'Istruzione, Lucia Azzolina, hanno invece spinto per un'apertura immediata, appena dopo l'Epifania. La riunione è durata quasi 3 ore, iniziando alle 22 di ieri sera. Poi nella notte un quasi accordo tra le parti che forse scontenta un po' tutti. Per il PD le superiori al 50% di presenza non sono fattibili prima del 18 di gennaio, per le ministre Bellanova e Bonetti invece il rinvio è segno di un caos inaccettabile. Non si doveva arrivare a questo punto quando l'abbiamo detto da mesi che le scuole avrebbero riaperto a gennaio. Intanto sembra molto probabile un decreto che illustri le restrizioni in vigore dal 7 al 15 di gennaio, il weekend del 9 e del 10 di gennaio sarà in zona arancione nazionale. Il 7 e 8 gennaio invece tutte le regioni diventeranno fascia gialla, ciò significa che quelle date bar e ristoranti chiuderanno alle 18, consegne a domicilio consentite fino alle ore 22, mentre i negozi resteranno aperti. E l'unità di crisi della Regione Campania si è riunita per un'analisi dettagliata dei dati epidemiologici in relazione alla possibilità di un ritorno in presenza a scuola al termine delle vacanze natalizie. Sulla base di tali analisi e della relazione che confluirà in ordinanza entro la mattinata di oggi, è stato deciso che le scuole in Campania riapriranno lunedì gennaio, 11 gennaio 2020. In tale data potranno tornare in classe gli alunni della scuola dell'infanzia e delle prime 2 classi della scuola primaria, esattamente come era prima della chiusura delle scuole per la pausa natalizia. A partire dal 18 gennaio sarà valutata dal punto di vista epidemiologico generale la possibilità di ritorno in presenza per l'intera scuola primaria, successivamente dal 25 di gennaio per la secondaria di primo e secondo grado. Il consueto bollettino dell'unità di crisi nazionale della Protezione Civile su contagi coronavirus in Italia: nelle ultime 24 ore ha registrato 10.800 nuovi casi su quasi 68.000 tamponi effettuati e 348 morti. Tasso di incidenza dei test del 13,8%, le terapie intensive calano di 4 unità e i ricoveri ordinari sono un aumento di 242 unità. Aumenta invece, seppur di poco, il numero di positivi Covid nuovi. Casi Covid in Campania sono 747 nelle ultime 24 ore su 6.743 tamponi effettuati, un dato che ha fatto registrare un leggero aumento nella percentuale di incidenza rispetto ai giorni precedenti. Registrati anche 31 decessi, di cui 7 nelle ultime 48 ore e 24 nei giorni precedenti, ma contabilizzati solamente ieri. Superiore ancora il numero di riguaditi rispetto ai positivi, sono 1.044. Il report dei posti letto vede 96 posti letto occupati in terapia intensiva su 656 disponibili, mentre nei reparti Covid sono 1.377 i posti occupati su 3.160 disponibili. Arriva un'offerta di lavoro per Gianni Lanciano, il rider rapinato qualche giorno fa del Somma a Napoli da 6 ragazzi che sono stati già quasi tutti arrestati in sole 24 ore. Gianni, 52 anni, è padre di 2 figli ed è stato costretto ad improvvisarsi rider perché non riusciva a trovare lavoro nel suo campo. E da Ottaviano arriva l'offerta per un lavoro da macellaio da parte della famiglia Bifulco, proprietaria di un'azienda importante nel napoletano. Siamo pronti ad assumere Gianni Lanciano e anche altri, ha spiegato il titolare dell'azienda. Cerchiamo professionisti del settore della macelleria e della gastronomia. Saremmo contenti di poter esaurire il desiderio di Gianni e di dargli un'opportunità di lavoro dopo il brutto periodo che ha trascorso. Sull'argomento ha parlato anche il sindaco di Napoli, Luigi De Magistris. Ascoltiamolo. Ma come ho scritto stamattina, è una vicenda inqualificabile, vergognosa, indegna e criminale. Tutta la mia solidarietà al lavoratore derubato e aggredito. Però questa vicenda non deve farci dimenticare che non c'è solo l'episodio criminale, è un fatto di ordinaria criminalità, se vogliamo. Ci deve far riflettere su come queste persone lavorino in condizioni certe volte anche precarie, difficili e non in sicurezza.
e anche come la pandemia sta provocando sempre di più una desertificazione delle nostre città e di come sia necessario un maggior controllo del territorio, perché se la gente non c'è per strada, le strade rischiano di diventare luoghi di scorribande criminali. Questo l'ho detto sin dal primo momento, da molti mesi, e credo che su questo ci sia una sottovalutazione. Dopo 11 mesi di attesa ripartono le linee 2 e 4 del sistema tranviario di Napoli. Nello scorso gennaio 2020 infatti era stata ripristinata la linea 1 da Poggio Reale a Piazza Municipio. Fu l'assessore comunale ai trasporti Enrico Panini ad assicurare che entro febbraio sarebbero partite anche le altre due tratte, ma si è dovuto attendere un bel po' prima di vedere altri risultati, complice la pandemia Covid ed i lavori in via Marina. Adesso le due linee partiranno dal deposito di San Giovanni a Teduccio senza possibilità, almeno per il momento però, di allungare la linea 1 per farla arrivare fino a Mergellina, così come avveniva nell'era precedente ai lavori della metropolitana. Ma ascoltiamo le voci dei protagonisti e del sindaco di Napoli, Luigi De Magistris. Riparte l'intera rete tranviaria della città. Lo scorso anno abbiamo attivato la linea 1, adesso riattiviamo le linee 2 e 4, quindi la linea di collegamento di San Giovanni con Piazza Municipio e la linea di collegamento di San Giovanni con Piazza Nazionale. Dei servizi molto importanti, noi abbiamo una flotta tranviaria molto nutrita, abbiamo 36 tram complessivamente, di questi ne metteremo in circolazione circa la metà nell'arco di un mese e mezzo, per offrire un servizio sempre migliore sulla direttrice appunto di adduzione dal bacino orientale verso il centro. Sulla frequenza della direttrice costiera 10 minuti. La frequenza diversamente della linea da San Giovanni a Piazza Nazionale è intorno ai 20 minuti. È un risultato complicato, non facile, ma importante, che dà il segno di quanto sia viva questa azienda, a cui non abbiamo mai fatto mancare il nostro supporto e mai lo faremo mancare, ma soprattutto è un servizio che ritorna ai cittadini, che sentivano la mancanza del servizio che andava da San Giovanni a Municipio e da San Giovanni a Piazza Nazionale. Un altro risultato importante, a cui seguirà quello del filobus da qui a qualche giorno, quindi siamo soddisfatti e ci tenevo a venire qui per rappresentare il mio ringraziamento all'azienda, alla dirigenza, alle lavoratrici e ai lavoratori di ANM. Quelle somme che provvisoriamente sono mancate in bilancio per far quadrare i conti, le sono e verranno, come ho detto, all'azienda recuperate immediatamente, quindi non ci sta nessun problema di natura di cassa e non ci sarà nessun problema di bilancio e finanziario. Noi abbiamo buttato il sangue per salvare questa azienda, adesso che ci siamo rinforzati perché i servizi stanno riprendendo dovrà correre ancora di più. E il sindaco di Avellino, Gianluca Festa, ha effettuato la sua abituale diretta social settimanale, questa volta ha parlato delle disposizioni approvate il 31 dicembre, dei risultati raggiunti dall'amministrazione. Ascoltiamo le sue parole. E come da impegno preso anche personalmente, abbiamo affidato più di 500.000 di interventi sulle strade cittadine che oggettivamente necessitavano di lavori di manutenzione, perché versano in condizioni sicuramente molto precarie. Abbiamo anche affidato i lavori per completare l'edificio del convento di San Generoso, che oggi ospita soltanto gli uffici del comando della Polizia Municipale, ma in prospettiva, completando appunto l'ala che ancora doveva essere oggetto di lavori, e beh, in prospettiva ospiterà altri uffici comunali, anche per allungare un po' la città. Noi dobbiamo riempire di contenuti, anche di servizi, luoghi che non siano solo e soltanto in centro città. Abbiamo anche affidato lavori di intervento, di manutenzione del castello. Guardate, io ho sempre detto che noi abbiamo un po' di risorse culturali, artistiche, oltre che naturali, dobbiamo investire per il recupero di queste nostre risorse, di questi nostri valori, e lo abbiamo fatto con un intervento che si aggiunge agli altri, non è definitivo, però interveniamo sul camminamento del castello, un altro piccolo tassello che sicuramente farà contenta una parte di città. Lavori anche
per il centro sociale Samantha Della Porta, per cui in prospettiva abbiamo un interessante progetto che porteremo a termine. Nel frattempo sicuramente c'era bisogno di effettuare lavori di manutenzione sugli impianti e non solo, e quindi li abbiamo affidati. Abbiamo anche sottoscritto convenzioni con associazioni, protocolli d'intesa per la verità, con associazioni di protezione civile e ambientaliste, ad esempio per controllare la vicenda relativa agli abbruciamenti, per controllare le aree verdi e anche per presidiare un po' il nostro territorio cittadino, perché l'aiuto dei volontari sicuramente contribuisce a monitorare meglio il territorio e anche a controllarne l'ordine e il rispetto delle regole. Sono 110 nuovi positivi a coronavirus nella provincia di Caserta, secondo l'ultimo bollettino diramato dall'ASL provinciale. I tamponi effettuati sono stati 709, per una percentuale di incidenza che è aumentata al 15,5% rispetto al 9 di due giorni fa. Si segnalano purtroppo altri 10 decessi in provincia, più precisamente nei comuni di Aversa, Caserta, Gianove Tusto, Portico di Caserta, Sessa Aurunca, Villa Literno e ben 3 a Casal di Principe. Dall'ultimo bollettino si segnalano anche 231 persone guarite. I comuni con maggior numero di attualmente positivi sono Aversa con 268 casi attivi, Maddaloni con 253, Marcianise con 241 e Caserta con 231. E chiudiamo con lo sport, con il calcio mercato, novità importanti sul futuro di Arek Milik, il giocatore fuori rosa del Napoli, il tecnico del Marsiglia André Villas-Boas ha confermato l'interesse per il giocatore, siamo interessati a Milik, ma il polacco non è l'unica opzione e non c'è nulla di concreto finora. Abbiamo molti problemi per quello che non siamo riusciti a fare nell'ultima finestra di mercato e stiamo seguendo diverse piste per l'attacco. Ne parleremo ancora con il Napoli per vedere cosa si può fare in questo mercato di gennaio. E questa era l'ultima notizia, vi ringraziamo per averci seguito, l'informazione di Teleprima continuerà alle ore 13:30, buon proseguimento con la programmazione di Teleprima.